Sì, buongiorno Presidente. Ecco, oggi ci apprestiamo a discutere questo provvedimento molto importante, il decreto legge che contiene disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e in particolare per garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori. Apprezzo sicuramente l'impegno di questo governo a risolvere questioni contenute in questo provvedimento. Però vorrei fare alcune precisazioni. Visto il dibattito relativo alle comunicazioni del Presidente del Consiglio la settimana scorsa in aula al Senato, e qui premetto che sicuramente noi andiamo a portare avanti questioni legate a questo provvedimento, ma questo provvedimento non deve essere slegato a una visione più ampia, a ciò che comunque l'attività legislativa comporta su questo provvedimento. Parlo dalla NADEF al DEF, la legge di bilancio, la manovra finanziaria, che comunque vanno verso questo. Nel dossier preparato nelle audizioni del Presidente Conte leggo che le piccole e medie imprese rappresentano il 99% di tutte le imprese nell'UE e l'85% dei nuovi posti di lavoro creati negli ultimi 5 anni. Per facilitare la saldatura tra piccole imprese e innovazione, la nuova Commissione europea intende presentare una strategia che possa, attraverso la quale le piccole e medie imprese possano prosperare attraverso la riduzione degli oneri burocratici. Qui vi parla un parlamentare che prima di essere parlamentare è sindaco e prima ancora è un dipendente in aspettativa di una piccola media impresa, perito industriale inquadrato con contratto di operaio metalmeccanico, per cui non un imprenditore. Auspico appunto per questo una visione più ampia con il prossimo decreto fiscale, con la legge di bilancio. Avete già in mano voi maggioranza un provvedimento che è la flat tax, che ho notizia non verrà ampliata sulla platea dei 100.000 euro per il forfettario. Ricordiamoci che le aziende hanno la possibilità di avere sgravi fiscali, avendo una tassazione 15%, con emersione del nero e la possibilità di assumere nuovi dipendenti. E la flat tax va proprio verso la diminuzione delle tasse, ma anche della burocrazia. E comunque è notizia che sulla platea dei 65.000 euro ci siano state le modifiche che vanno a mettere dei paletti che mettono in difficoltà chi vuole far parte al regime della flat tax. Recentemente con la NADEF, che comunque è collegata anche a questo provvedimento, si parla di un recupero di 7 miliardi di evasione. Premetto che non giustifico l'evasione, ma mettiamoci nei panni di quelle aziende, e guardate che non sono solo al nord, che subiscono una pressione fiscale del 65-70%. Queste aziende lavorano per lo Stato e non è giusto che sia così, come ai tempi dell'Unione Sovietica. Queste aziende sono la locomotiva dell'economia italiana e in questo modo voi andate a vessarle nuovamente, mettendo in difficoltà non solo le aziende, ma anche i lavoratori dipendenti, lavoratori che nel Veneto, nel Triveneto e anche in altre zone dell'Italia respirano i momenti positivi aziendali e le difficoltà delle aziende, che danno tutto per la loro azienda, dove un datore di lavoro è in simbiosi con i suoi dipendenti. Quando il governo Conte Bis, con tutta la sinistra, PD, IV, 5 Stelle, l'EU, darà l'input a questi controlli per recupero di 7 miliardi, la Guardia di Finanza sicuramente farà diligentemente il suo lavoro, ma è giusto anche attraverso quest'Aula che si sappia chi sono i mandanti di questi controlli. Quando la Guardia di Finanza suonerà il campanello
o chiamerà a rapporto i nostri imprenditori. Cari imprenditori, cari dipendenti, qui si vuole darvi una mano attraverso la risoluzione di crisi aziendali, ma le crisi aziendali aumenteranno in modo esponenziale, con rischio di chiusura di partite IVA delle nostre aziende. Recentemente, per dire, io sono del Veneto, ho ascoltato anche imprenditori in Umbria, che anche loro si trovano in difficoltà. Vedevano una nota di speranza col precedente governo, ma ora hanno molta paura e secondo me hanno ragione. Questo governo, secondo me, sta sbagliando tutto. Vanno diminuite le tasse e fatti gli investimenti sulla Guardia di Finanza successivamente. Restando sempre all'interno del provvedimento, è sicuramente nota positiva, e ringrazio il senatore Saviane, primo firmatario del 15.1, l'emendamento, che prevede una proroga dei termini affinché i comuni possano fare gli investimenti in conto capitale. Da qui, e chiudo, ringrazio i colleghi della Lega e in particolare il senatore Saviane per l'attenzione che riportano verso le piccole comunità, gli enti locali e i comuni che sono il cuore del nostro paese. Grazie.